ragazzi e benvenuti nel mio canale Domotica per Tutti. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi. Oggi siamo qua perché vi voglio presentare un nuovo gadget tecnologico domotico, nello specifico una serratura smart che vi permette di automatizzare gli ingressi in casa vostra con una semplicissima installazione. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della serratura Nuki nella sua seconda versione e del relativo bridge. Bene, adesso procediamo all'unboxing della serratura. All'interno troviamo la serratura smart, che è gradevole d'aspetto, che è questa. Le ghiere di installazione che si montano direttamente, come potete vedere, sulla chiave, stringendo queste tre apposite viti. In alternativa ne esiste anche un'altra di questa che ha la superficie tramite, diciamo, incollo. Non consiglio quella tipo di montaggio perché è meno stabile. Questo qua è sicuramente il migliore. Per poterla montare con questa ghiera qua dobbiamo avere circa una sporgenza di mezzo centimetro circa della nostra serratura per poter applicargli sopra questo modulo. Una volta applicato questo modulo sopra la serratura sarà possibile banalmente lasciando la chiave inserita all'interno ovviamente della porta, inserire la chiave in questa fessura e spingere in maniera che si blocchi la serratura smart con il suo relativo supporto in questo modo. Una volta fatto questo, il montaggio della serratura è terminato. Continuando con l'unboxing, vediamo che abbiamo una serie di attrezzi, diciamo una chiave a brugola per stringere appunto il modulo di supporto e i classici libretti di istruzione, ma direi che le cose più importanti ve le ho fatte vedere. Procedendo, mettendo da parte questa scatola e procedendo con la seconda, troviamo il bridge. A cosa serve il bridge? Allora, dico subito che è possibile acquistare la serratura solamente senza bridge, ma in questo modo possiamo gestire la serratura esclusivamente con l'app e il Bluetooth. Avendo anche il bridge, quindi acquistando anche il bridge, che non è altro che una presa, praticamente, da inserire con un bottone centrale, come potete vedere, possiamo collegare la serratura via internet. Questo cosa vuol dire? Che possiamo gestire gli accessi remotamente, in senso che questo apparecchietto si collegherà alla vostra rete wireless e trasmetterà un segnale Bluetooth che invierà alla serratura, quindi questo e questo non devono essere distanti più di 3 metri circa per poter funzionare. Una volta fatto questo, potete comandare tramite app la vostra serratura da qualsiasi parte del mondo. Vi permetterà anche ovviamente di gestire una serie di inviti, per esempio dovete, non so, fare entrare la donna delle pulizie, quindi potete inviare un codice invito che anche lei con il suo cellulare tramite l'app dedicata potrà entrare in casa vostra degli orari prestabiliti, piuttosto che altre funzioni, perché si può impostare anche ovviamente le scadenze e tante altre cose che vi farò vedere non appena andremo sulla parte sull'app dedicata. Cosa dire ancora di questa serratura? Allora, io l'ho già montata, nello specifico ne ho già montate più di 5, funzionano egregiamente, funziona una batteria, la batteria viene inserita qua sotto e ce l'ho esattamente qua, e sono queste batterie del tipo AA, io le uso ovviamente ricaricabili, considerate che con un uso intensivo diciamo che può durare al massimo 2 mesi, con un uso saltuario invece arriviamo anche a 4 mesi. Quindi queste batterie non vanno inserite qua sotto e la serratura a quel punto è completa e montata. Vi volevo far vedere velocemente il risultato finale dell'installazione, l'ho appena installata appunto su questa porta. Come potete vedere è abbastanza gradevole da vedersi, si integra perfettamente. Con un clic su questo pulsante possiamo aprire, nel caso in cui ovviamente la porta sia chiusa, la porta, come potete vedere, fa 2 mandate, ma comunque è tutto configurabile da app a seconda della serratura che avete. Con un altro clic vado a richiudere la porta. È possibile controllare ovviamente questa serratura con i comandi vocali, quindi Google o Alexa, e anche mi sembra Apple Kit, quindi anche con la parte Siri. Per quanto riguarda invece il controllo ovviamente da app è completo.
e abbiamo anche il controllo web. Inoltre, caratteristica molto molto importante per le integrazioni con altri sistemi domotici, è possibile integrarla tramite le API che esiste sul sito della Nuki.io, una documentazione molto molto dettagliata per utilizzare le loro API. Detto questo, vi faccio vedere velocemente come si può smontare. Qua sotto abbiamo il coperchietto della batteria che togliamo. Abbiamo un tasto qua all'interno che basterà schiacciare, premere e, come potete vedere, la serratura è già smontata. Dove era inserita dentro? Era inserita dentro nella sua ghiera che avevo preinstallato e avevo inserito anche la chiave nella serratura. Questa ghiera è ancorata con tre perni, ma come vi dicevo esiste anche quella biadesiva che è possibile attaccare. Secondo me è molto più sicuro questo tipo di ghiera. Inoltre, nel caso in cui non dovesse funzionare la serratura smart, comunque da fuori è sempre possibile aprire con la chiave, perché nel momento in cui io la vado a inserire qua dentro ho una molla che spingerebbe al di fuori questa chiave e mi permetterebbe comunque di entrare. Considerate comunque, per entrare è possibile entrare, come vi ho detto prima, con un casino di possibilità via web, via app, via controllo vocale, piuttosto che direttamente qua quando arriviamo col cellulare lei si accorge che si è collegato in Bluetooth e mi si apre in automatico con il riconoscimento della posizione a seconda di dove mi trovo. Quindi a me non è mai successo di rimanere fuori casa. Quindi la reinstallo, come potete vedere basta spingere, reinserire il pacco batterie, se riesco a inserirlo. E la serratura a questo punto l'abbiamo installata. Vi volevo far vedere appunto l'installazione pratica, perché ci si rende veramente conto come è facile cambiarla. Non è necessario cambiare tutto l'ingranaggio della serratura della porta, quindi cambiare un fabbro eccetera, potete installarla direttamente voi. Noi come azienda Domotica per Tutti lo facciamo, ovviamente le installiamo e in più le integriamo nel nostro ecosistema in maniera tale che voi potete controllare questa serratura con le nostre app, in generale con i nostri software, ma anche con ovviamente la sua app proprietaria. Il fatto di poterla integrare in tutto un ecosistema, che può essere quello di allarme, di videosorveglianza, di domotica, vi permette di avere un'unica app per controllare tutto. Adesso torniamo alla parte invece di app che ve la voglio far vedere nel dettaglio. Eccoci ragazzi, volevo farvi vedere appunto l'app proprietaria di Nuki. Come potete vedere io l'ho già installata, e ne ho già installata in questo caso, va bene, ne vediamo 4. Questa è la schermata principale, quindi la schermata in panoramica. Accedendo al menu di sinistra abbiamo la possibilità di vedere tutte le nostre smart clock, di gestirle, di inserire un codice invito, cioè se qualche altra persona ci invita a utilizzare una sua smart clock lo dovremo fare da qui, di invitare un utente, quindi di fare noi al contrario la stessa cosa con un altro utente, piuttosto che, vabbè, le impostazioni dell'app, il suono e vibrazione. Allora io partirei dal menu gestione dei miei dispositivi. Questo menu ti permette di installarli più che altro i dispositivi, perché poi vedremo che per gestirli basterà entrare nella singola smart lock e premere impostazioni. Quindi qua posso installare la smart lock che abbiamo visto, il bridge che abbiamo visto, altre tre periferiche che si possono accoppiare alla smart lock sono il keypad, che ti permette di entrare e uscire da casa insomma con un codice, piuttosto che il telecomando, piuttosto che il... diciamo che è un tasto da mettere vicino al citofono per aprire il cancelletto e aprire anche la smart lock. Quindi tornando alla panoramica, prendendo una smart lock a caso, vediamo che quando clicchiamo sulla smart lock possiamo sbloccarlo o bloccarla, piuttosto che entrare nel menu impostazioni. Se avessimo avuto una porta con il pomello fuori, cioè quello fisso, avremo anche un'altra opzione che sarebbe sbloccare la porta, che ti consente di aprirla senza effettivamente chiuderla. Quindi andando nel menu impostazioni, andando nella parte di gestisce smart lock, recupererà una serie di informazioni di amministrazione ovviamente. Attendiamo un attimo la fine del processo. Eccoci qua. Qua abbiamo la possibilità di definire un nome, di impostare la posizione georeferenziata, perché ci permetterà anche tramite cellulare di aprire o di chiudere la smart lock a seconda della nostra presenza più o meno vicino a casa nostra in questo caso, di scegliere il tipo di porta, se è una maniglia o un ponello come vi dicevo prima, piuttosto che andare a definire la durata dello sblocco, se dopo 3 secondi si sblocca, piuttosto che la rotazione, quindi se abbiamo 2, 3, 4 scatti. Definire l'autolock, cioè il lock and go,
cioè la possibilità di schiacciare due volte il tasto all'ingresso e dopo 20 secondi circa si chiude, quindi abbiamo il tempo fisico di uscire, definire il tipo di batteria, se ricaricabile o meno, la modalità di risparmio energetico, la gestione della calibrazione dello smart lock piuttosto che ottimizzazioni future, e scusate, ottimizzazione della chiusura piuttosto che l'aggiornamento del firmware, e la parte, come vi dicevo, web, quindi attivare la possibilità di gestire queste smart lock anche da web. Altre classiche impostazioni, non, diciamo, non mi soffermerei se non sulla possibilità di definire l'intensità della luminosità del LED principale e, in caso di una pressione, cosa fa la smart lock, nel caso di due volte invece pressione del tasto, come si comporta. Detto questo, secondo me la cosa più interessante è la possibilità di invitare un altro utente. Qua chiedo ovviamente di selezionare un dispositivo, noi selezioniamone uno a caso. Definire il nome di chi stiamo invitando, definire qual è la serratura da gestire, se gli diamo la possibilità di accedere remoto o solo quando è vicino col cellulare, quindi tramite Bluetooth, se attivare l'auto unlock o definire un accesso a tempo limitato, cosa molto importante, ad esempio, per una donna delle pulizie che non so, viene da voi solo il lunedì e il sabato, quindi tolgo tutti gli altri giorni, definisco anche un orario di inizio, una data di inizio e una data di fine, e addirittura all'interno di queste due, quindi lunedì e sabato, delle ore di utilizzo appunto della smart lock. Crea invito, mi dà un codice che posso condividere tramite WhatsApp e la persona poi potrà inserire questo codice nella sua, ovviamente, app installata sul suo cellulare e potrà gestire direttamente la nostra smart lock. Questo è molto comodo anche per Airbnb. Se si decide di affittare una casa, gli si può mandare all'utente che arriverà direttamente questo codice invito, invitarlo appunto a installare questa app. E a questo punto potrà entrare e uscire da casa in maniera autonoma senza fornire le chiavi dell'abitazione. Altre opzioni direi che non ce ne sono, quindi andiamo a fare un riassunto del tutto per arrivare alle nostre conclusioni. Ciao ragazzi, eccoci giunti quindi alla nostra conclusione di questa video recensione e unboxing. Allora, cosa posso dire di questa serratura Nuki Smart Lock 2.0? Io l'ho trovata molto interessante, facile l'installazione, praticamente in 5 minuti si installa su qualsiasi porta senza necessità di cambiare il cilindro, che la differenzia dalle sue rivali, dalle sue dirette concorrenti, quindi ottimo. Ottima app, ottima possibilità di gestirla da web, da API, e diciamo praticamente ovunque si può gestire. Punti di forza direi che possiamo dire che la parte di creazione degli inviti secondo me è geniale, perché dà la possibilità a chiunque di gestire la tua serratura nel momento in cui, ovviamente, in tutta sicurezza, nel momento in cui tu lo inviti, definendo degli orari, definito un inizio e una fine, quindi ottima questa funzionalità. Lati negativi, posso dire che, allora, comprare per gestirla remotamente anche un bridge separato, anche se a onor del vero devo dire che esiste anche la sua app che volendo può fare da bridge, però è necessario lasciare sempre collegato un cellulare vicino alla smart lock o un tablet, quindi non è molto funzionale. Il fatto di doverla comprare separatamente, anche se esiste la possibilità di comprarla in combo, però aumenta il prezzo. Io l'avrei integrata la parte wifi direttamente nella smart lock. Però vabbè, diciamo che non è un grosso problema nel momento in cui avete vicino alla porta una presa elettrica, ovviamente. I prezzi attuali, se non ricordo male, sono sui 299 la smart lock in combinazione, quindi il combo con il Nuki Bridge mi sembra sui 350 euro, invece venduto separatamente all'incirca siamo sui 90 euro il bridge. Detto questo, prezzi abbastanza in linea con le dirette concorrenti. Con questo è tutto, io vi saluto, mi ricordo di iscrivermi al mio canale per tutti gli aggiornamenti, di lasciare like, commenti e qualsiasi altra cosa volete dire, io vi ringrazio e niente, alla prossima, grazie, ciao!